Buongiorno, ben ritrovati a Detto tra noi Bologna. Il 7 ottobre sarà una giornata di festa, una giornata di gioia importante, di solidarietà, di sensibilizzazione. Questo perché torna la giornata dei risvegli. A livello nazionale, nella sua 23esima edizione, la giornata nazionale dei risvegli per la ricerca sul coma vale la pena, e a livello europeo, nella sua 7ª edizione, giornata europea dei risvegli. Tutto questo è possibile grazie all'Associazione Gli Amici di Luca Onlus, ed è con grandissimo piacere che ho qui in studio con me Maria Vaccari, che è la presidente degli Amici di Luca, e Fulvio De Nigris, che è il direttore Centro Studi Ricerca sul Coma. Buongiorno. Buongiorno e ben ritrovati, perché ormai si tratta di presenze storiche nella nostra trasmissione ed è importantissimo parlare proprio di queste cose così importanti. Voi negli anni siete cresciuti e avete fatto diventare qualcosa di bello, qualcosa di straordinario, e anche adesso, in questo momento storico così particolare che stiamo vivendo, quindi pandemico, voglio essere ottimista, post pandemia, quindi insomma in qualche modo forse ne stiamo uscendo, una giornata come questa si tinge di un significato ancora più profondo. Ma prima magari di parlare di questi aspetti e di come ha cambiato il Covid anche la vostra organizzazione, chiedo subito alla Presidente che cosa dobbiamo aspettarci da questa giornata. Io oltretutto ho parlato di giornata quando in realtà si tratta di più giornate, prima e dopo. Sì, la nostra giornata dei risvegli, che tradizionalmente è il 7 ottobre, si articola poi in tante iniziative, questo già da parecchi anni. Le iniziative appunto vanno sul versante della comunicazione e del contatto con il pubblico, che è importantissimo, fino poi anche a momenti invece convegnistici e a momenti molto importanti dal punto di vista della ricerca e anche del delineare un quadro della situazione che si sta modificando anche in parte a causa della pandemia, ma per fortuna non è stagnante, è una situazione in evoluzione, proprio nel campo della presa in carico degli stati di coma, esiti di coma e anche della ricerca. La nostra proposta partirà il 4 di ottobre, esatto, quest'anno, quindi anticipiamo il 7 di ottobre con il 4, già lunedì prossimo, appunto il 4 ottobre, ci sarà questa giornata che tradizionalmente negli ultimi anni occupiamo essendo a Bologna la festa del patrono, quindi è una festa della città. Noi già da alcuni anni abbiamo modo di essere nella piazza maggiore di Bologna, quest'anno saremo nella adiacente via Rizzoli, e quindi in questo giorno di festa saremo presenti con il nostro gazebo, insieme al gazebo anche di altre realtà molto vicino a noi, come Avis, come CSI, e incontreremo il pubblico per tutta la giornata, il pubblico cittadino che sarà in festa. Sarà un momento importante appunto perché ancora una volta cerchiamo di diffondere questo nostro messaggio, questo nostro impegno che va sicuramente nel sociale. Cosa c'entra il rumore del silenzio? Io faccio delle domande perché naturalmente ho sbirciato sul vostro sito internet, che oltretutto è molto ben fatto e che dopo ricorderò di nuovo, che è amicidiluca.it. Dunque, il rumore del silenzio è l'iniziativa pomeridiana, nel pomeriggio, che si tiene alla Casa dei Risvegli, mentre il mattino e anche parte del pomeriggio saremo in via Rizzoli. Al pomeriggio, nel giardino proprio della Casa dei Risvegli, all'esterno, ci sarà questa bella iniziativa che per me è molto importante, perché dietro al titolo Il rumore del silenzio c'è la volontà di accomunare la bellezza, proprio la bellezza della natura che c'è nel giardino della Casa dei Risvegli, con tante piante, tanti alberi, cespugli, con nuove piante, soprattutto una pianta che viene in diretta quel pomeriggio messa a terra, sarà un melograno, che viene messa in ricordo delle persone che non ci sono più, noi diciamo, fisicamente con noi. Sono tutte persone che ricorderemo, che sono passate dalla Casa dei Risvegli o che sono state vicino a noi aiutandoci come volontari. Cercheremo di non dimenticare nulla, è chiaro, il nostro Luca sarà ricordato in modo particolare. Luca
è nato il 4 ottobre, fra l'altro, quindi quel giorno ricorderemo questa bella coincidenza, ecco anche. Ma sarà un momento anche di grande rispetto della natura e una dimostrazione di come è importante che gli uomini nel loro impegno siano sempre molto rispettosi e attenti a una natura che va salvaguardata, quindi piantare piante, avere attorno a noi il verde è una dimensione molto molto se vogliamo anche necessaria al recupero delle nostre persone alla casa dei risvegli. Diciamo che oggi dovrebbe essere sulle prime pagine di tutti i giornali proprio questo argomento, che è il cambiamento climatico, che è la grande emergenza oltre al Covid, quindi complimenti per l'idea di mettere la vostra attenzione in una pianta che è simbolica ma è anche reale. Sì, il melograno è poi una pianta di rinascita. Sì. Abbiamo aderito a questo festival che si chiama Il Rumore del Lutto, che è un festival fatto da Segnali di Vita, tra l'altro è fatto in occasione di Parma, Capitale Europea della Cultura, quindi tante iniziative in regione, una di queste importante è quella di cui parlava Maria e sarà sicuramente un'iniziativa molto significativa. Tra l'altro inaugureremo anche una scultura che Gennaro Natullo ha fatto dedicata a Luca, che si chiama Scienza e Coscienza, e anche questo è un titolo molto significativo per dire quanto di scienza è stata fatta in questa struttura dell'azienda USL di Bologna e quanto di coscienza e di socialità, di assistenza eccetera è stato fatto dagli amici di Luca. Ok, quindi questa Il Rumore del Lutto, ho letto, 15ª edizione, esatto, quindi esatto. Anche qui andiamo avanti nel costruire negli anni qualcosa di molto significativo. E poi le vostre attività continuano, direi giovedì 7, che è proprio il fulcro, il giorno, sì. Il giorno che dà anche il titolo a questa giornata, che cosa succederà? La mattinata del 7 saremo di nuovo nel giardino della Casa dei Risvegli, chiaramente in stato di pandemia è sempre bene rimanere più all'esterno, ci sarà anche una presenza un po' contingentata degli ospiti che parteciperanno, questo già l'anno scorso, ma saremo felicemente nel nostro giardino e metteremo uno schermo attraverso il quale potremo essere collegati con tante realtà, sia bolognesi che non possono partecipare di persona, come le scuole, che causa pandemia non è possibile ospitare come facevamo nel passato, e invece avremo anche collegamenti molto interessanti con realtà italiane, città italiane che si muovono con noi per la giornata dei risvegli, ricordo Salerno, Pescara, Verona, poi adesso ne dimenticherò sicuramente qualcuno, e anche realtà europee, contributi di città europee con le quali siamo in link, in lavoro comune da alcuni anni, che riusciranno a dare il loro contributo. Tra l'altro presenteremo questo progetto Enneadi, che è un progetto cui capolista è Futura con l'Università di Bologna, che è proprio sul tema della nutrizione e anche la disabilità. Quindi è un tema molto, molto importante, fatto con molti partner europei, e quindi sarà un momento abbastanza importante. Ecco, poi il nostro testimone Alessandro Bergonzoni è sempre vicino a noi, sono oltre 20 anni che fa il nostro portavoce con la sua creatività, e anche quest'anno ha fatto uno spot dedicato appunto alla giornata nazionale ed europea dei risvegli. E adesso lo vediamo subito, io infatti mi volevo ricollegare a questo gioco di parole che abbiamo detto prima, scienza e coscienza, e mi è venuto in mente immediatamente questa frase rubata da Shakespeare, dall'Amleto, che è essere o essere, perché non si tratta di essere o non essere inteso come vivere o morire, ma si tratta di vivere o vivere. E questo è credo un messaggio fortissimo, che è proprio quello del testimonial. Ma al proposito chiedo a Michele Tisce in regia se ci mostra questo spot di Alessandro Bergonzoni. Lettura della mano. Linea della felicità, linea del cuore, linea della vita, linea dell'amore, linea della fortuna, linea della forza della gravità, linea di non fine, perché tutto torna come dopo. Fine di un'era, inizio di un'è. Sì, in effetti stiamo toccando dei temi talmente giganteschi che ci vorrebbero
tante puntate, perché abbiamo toccato gli alberi, quindi il cambiamento climatico, e abbiamo toccato quell'altro aspetto legato comunque anche all'importanza dell'educazione, di educare i giovani, di fare formazione, di fare ricerca. Quindi diventa davvero difficile riuscire in qualche modo a coprire in pochi minuti tutto questo. Però continuiamo con il programma a sabato e domenica, perché abbiamo parlato di webinar, quindi della difficoltà anche oggi di interagire a livello di presenza, però voi avete giustamente pensato alla distanza, non solo con il maxi schermo, ma proprio per questa conferenza nazionale di consenso. Sì, la conferenza di consenso è un argomento importantissimo. Noi abbiamo in 2 anni abbiamo lavorato con le oltre 30 associazioni che fanno parte dei coordinamenti nazionali e siamo arrivati quindi a un lavoro fatto da 8 relatori di 8 gruppi che il 9 lo presenteranno appunto in questa conferenza di consenso. Qui il 10 una giuria composta da professionalità interdisciplinari valuteranno questi documenti e verrà confezionato un documento finale, la carta del consenso, che verrà poi diffusa a tutte le istituzioni, i politici, gli enti locali, le aziende USL, perché siano poi raccomandazioni che dovrebbero essere, noi speriamo, messe in pratica in tutto il territorio nazionale. Quindi parliamo di diritti, parliamo di assistenza, parliamo di domiciliarità, parliamo di cure, anche quando sembra che la vita sia molto compromessa. Ed è un aspetto veramente molto importante a cui noi teniamo molto e che va ad un confine veramente oltre il nazionale. Infatti poi l'associazione è capofila di tutta una serie di realtà che, se non sbaglio, poi si trovano spesso sotto l'acronimo LUCA, che sono proprio tutti questi centri che negli anni hanno superato i confini nazionali e oggi sono veramente una realtà, è un fiore all'occhiello, devo dire, di tutta la comunità bolognese e anche italiana. E io ci tengo anche a dire un'altra cosa, perché abbiamo parlato anche dell'alimentazione tra le altre tematiche. Quando parliamo di coma non parliamo di qualcosa di nicchia, perché sono veramente migliaia le persone in Italia che si trovano in questo stato e in questa condizione, e siamo tutti chiamati a capire di che cosa stiamo parlando, a fare a sensibilizzare, che è poi l'obiettivo anche di questa giornata del 7 ottobre, perché da un momento all'altro può riguardare tutti, ognuno di noi, basta pochissimo, basta una malattia, e forse in questo la pandemia dovrebbe averci insegnato qualcosa, basta un'emorragia cerebrale, un incidente stradale, l'assunzione di una droga. Quindi tutti quanti siamo chiamati in causa, non soltanto i pazienti, ma i familiari e la comunità e i volontari e tutti i cittadini anche che pensano che sia qualcosa che non li riguarda. Questo io vorrei che passasse forte. E naturalmente dalle parole del direttore è anche emersa l'importanza dell'associazionismo, quindi fare rete e coinvolgere gli enti, perché sono tutti coinvolti. E io a questo proposito vorrei fare, prima di parlare del teatro, che è un elemento molto forte, esistono questi, mi viene da dire, questi tre organismi. C'è l'albero maestro, io mi sono fatta questa idea, che sono gli Amici di Luca, che è questa organizzazione Onlus, e che ormai ha più di 20 anni, perché il progetto nasce nel 99. E da lì sono nati come dei fiori, dei rami, a partire dal centro studi per la ricerca sul coma, che è proprio nasce dal percorso di esperienza legato agli Amici di Luca, e poi la Casa dei Risvegli Luca De Nigris 2004, che è un centro pubblico straordinario, fondamentale per tutti, che si trova al Bellaria e che dimostra l'importanza del collegamento, ad esempio, con l'azienda USL di Bologna. Certo, certo. Infatti è un centro pubblico, è un centro che è un'eccellenza non solo italiana ma anche europea, validi professionisti, c'è un team interdisciplinare nel quale anche l'associazione dà dei propri professionisti che sono pedagogisti, psicologi e operatori teatrali, e devo dire che l'azienda USL ha fatto un percorso straordinario in questi anni e in quest'ultimo
periodo la Casa dei Risvegli Luca De Nigris è entrata nell'IRCCS, Istituto di Scienze Neurologiche di Bologna, quindi un ulteriore salto di qualità entrando proprio nel campo della ricerca. Quindi questo è veramente una grande prospettiva verso un futuro che noi speriamo sia sempre più legato al tema della ricerca, che è una vera autentica speranza per le famiglie e le persone che vivono il coma. Esatto, perché poi questa parola coma, che altro non è che il greco sonno profondo, è uno stato di coscienza in cui uno sembra non essere consapevole, ma di cui forse sappiamo ancora molto poco. Poi, come mi avevate detto proprio voi nel corso di una vecchia puntata, ci sono vari livelli di coma, ma non vorrei addentrarmi in questi aspetti più specifici medici. Vorrei capire, a proposito del centro studi, ad esempio per la ricerca sul coma, che ha portato avanti tanti progetti nel corso degli anni, alcuni già terminati come luce ambiente per i pazienti in coma o monitoraggio dei pazienti, ma uno estremamente vivo e attivo che è il teatro dei risvegli. Sì, noi abbiamo fatto proprio una ricerca sull'uso del teatro, che noi dal 2003 facciamo prima all'Ospedale Maggiore con il dottor Roberto Piperno, che ne era il direttore, come era il direttore della Casa dei Risvegli Luca De Nigris, e poi nella struttura appunto innovativa al Bellaria. E devo dire che questa ricerca, con interviste fatte sia alle persone che lo frequentano o che l'hanno frequentato in questi anni, che i loro familiari, si è visto che il teatro effettivamente può avere un aspetto riabilitativo. Questa ricerca fatta dal Dipartimento di Pina Lalli, che è una docente all'Università di Bologna, e adesso in questo periodo è proprio alla validazione, verrà pubblicata su una rivista scientifica grazie a Luca Zappi, che è il ricercatore che ha realizzato questa ricerca insieme all'omonimo libro Il teatro necessario, edito da Franco Angeli. Perché oltretutto tutta questa attività che viene svolta da questi organismi trova qualche cosa di concreto negli spettacoli, nel cartaceo, nelle riviste, nei libri. Esiste il lungometraggio, ad esempio, che è possibile, è fruibile anche da parte delle scuole. Sì, l'Alba di Luca, sì. Ecco, esistono dei libri, adesso io me ne ero segnati un paio, Dal coma alla comunità, Sento che ci sei. E poi questi spettacoli, e quindi io torno dalla Presidente, il Teatro Deon di Bologna, in questo caso, in questo programma, con l'Elogio all'amore. Sì, la serata del 7 coronerà appunto la giornata dei risvegli del 7, lo spettacolo che tu hai citato, che è frutto del lavoro del nostro laboratorio teatrale Gli Amici di Luca, che come potete immaginare ha avuto vita complicata dalla pandemia, perché mettere insieme delle persone con difficoltà di diverso tipo, linguistico, motorie o di comportamentali, e avere il problema del distanziamento ha portato per una certa fase, per un tempo anche abbastanza lungo, alla possibilità solo online di svolgere i laboratori, e devo dire hanno costruito comunque dei video molto molto carini, alcuni dei quali secondo me andranno anche trasmessi nell'ambito dello spettacolo. Poi appena si è potuto abbiamo, con tutte le dovute sicurezze e precauzioni, avviato di nuovo i laboratori in presenza, che poi hanno portato a realizzare questa messa in scena che vedremo la sera del 7 ottobre al Teatro Deon, e al proposito, Elogio all'amore. Esatto, che oltretutto è un titolo bellissimo. Io vedrei un paio di minuti di interviste a chi ha coordinato il gruppo. Il percorso che è iniziato online nei mesi scorsi, in cui non ci si poteva incontrare in presenza, e abbiamo lavorato molto, abbiamo lavorato attraverso sia il momento del laboratorio che dei compiti a casa, che man mano venivano dati e venivano poi svolti dai ragazzi, inviati e poi montati. E poi finalmente siamo riusciti a rincontrarci in presenza, e questo ci ha permesso di mettere un po' insieme tutto quello che è stato fatto fino adesso e tirare un po' le fila di un lungo percorso che è quello dell'elogio all'amore, e che ci ha portato qui oggi e che ci porterà poi allo spettacolo del 7 ottobre.
È un lavoro che si sta costruendo, perché questo è il terzo incontro che facciamo in presenza, per cui è tutto da costruire, perché questo percorso, questo laboratorio teatrale, visto il Covid, non c'è stato. Di conseguenza, attraverso quella che è stata l'esperienza online, ho raccolto un pochettino di cose che ci siamo detti durante questa esperienza in remoto e sto mettendo insieme tutti i pezzettini proprio per costruire il nostro copione teatrale. Sarà un copione singolare, diverso rispetto a quello degli anni precedenti, ma proprio perché viene fatto di corsa e perché, come dire, è giusto riporti questa esperienza di lontananza che noi abbiamo vissuto e che, come dire, racconteremo al pubblico nella giornata appunto del 7 ottobre, la giornata europea dei risvegli. Una volta partiva Paolo, ti ricordi con quelle famose battute, siamo stati chiusi tanto tempo, troppo tempo, perché Paolo quanti mesi siamo stati chiusi? Quasi un anno, per cui un tempo lunghissimo. Possiamo rientrare. Ecco. Devo dire che quello era il lavoro che è stato fatto nei mesi scorsi e quindi che porterà allo spettacolo. Un lavoro ovviamente complicato, però il fatto di essere tornati lì, eravamo all'Arci Benassi, che ha collaborato con noi in questo periodo appunto di pandemia. Ecco, poi noi abbiamo un altro gruppo teatrale, dopo di nuovo gli Amici di Luca, che nei giorni scorsi ha fatto al Mambo una performance con Emilio Fantino, un artista molto conosciuto. Anche quella è stata una bella esperienza di apertura verso il sociale attraverso un elemento artistico internazionale. Quindi diciamo che la nostra associazione ha fatto fronte alla pandemia e ne parliamo molto anche negli Amici di Luca Magazine, che è questo trimestrale che noi facciamo ogni tre mesi e che adesso uscirà appunto con interventi anche istituzionali come Stefano Bonaccini, Ali Schlein, il Cardinale Zuppi, Bordone, il direttore generale della USA e tanti altri. Io ci pensavo mentre insomma leggevo tutto quello che fate a quanto la pandemia possa comunque aver impattato sulla vostra organizzazione e penso e ho capito da quanto letto che voi ci siete sempre stati a distanza, però io ricordo anche questo numero, ad esempio questo Com Aiuto che è dal 2001 è un servizio che c'è ed è 899 80 67 tutti i giorni, oppure questa mail Illegale Risponde, quindi c'è tanto lavoro e ci sono tante persone che rendono possibile tutto questo, ma se volessimo trovare qualcosa di positivo in questa emergenza pandemica, Presidente, cosa ci ha insegnato la pandemia? Ci ha insegnato a essere ancora più combattivi, a non arrenderci mai, a trovare, parla una, io che ero abbastanza poco informatica, abbiamo imparato invece a usare anche questi strumenti, a usarli di più e quindi a raggiungere anche persone più lontane, per esempio. Quindi amici che sono passati attraverso la Casa dei Risvegli, poi sono tornati nei loro domicili anche in situazioni di regione, altre province oppure addirittura fuori regione, che possono collegarsi con alcuni. Hanno potuto collegarsi con alcuni dei nostri servizi. Ricordo uno, noi ci dedichiamo anche di attività motorie, sportive per persone con esiti di coma, yoga online. Noi yoga online è andato benissimo, per cui adesso ripartirà e le persone che si collegano possono fare questa attività di yoga attraverso una docente, anche lei che ha bisogno della carrozzina, quindi che ha il suo limite, ma che fa partecipi di attività molto interessanti a livello del corpo e anche dello spirito, come si sa, perché lo yoga è tutto. E io veramente strappo due minuti alla regia per ricordare anche come poter aiutare tutto questo che è già una realtà ed è possibile attraverso il volontariato con un corso di formazione. Sì. Che io credo sia veramente tutto chiaro sul sito internet, oppure anche da lontano per l'appunto con le strenne natalizie, con un contributo. In qualche modo uno può, se vuole, può esserci e penso che la pandemia questo ci abbia insegnato, che siamo tutti estremamente fragili e che basta niente per trovarsi in una situazione di grande difficoltà e quindi di avere bisogno di aiuto. Io
se vuole aggiungere qualcosa. Dire che noi lanceremo anche quest'anno i palloncini con i messaggi per un risveglio. C'è anche una bella immagine di questi palloncini. Eccola, direi. Esatto, che... questa è l'altra volta ed è un modo per dire che sono ecologici. Sono ecologici e diciamo che arrivano molto lontano. Una volta uno è arrivato alla Foresta Nera, quindi è una cosa molto molto importante per noi. Quindi io ringrazio tantissimo i miei ospiti, Fulvio De Nigris e Maria Vaccari. Vi ricordo di nuovo il sito internet dove potrete trovare tutto quello che abbiamo detto e tutto il programma del 7 ottobre, www.amicidiluca.it e anche l'email info@amicidiluca.it. Grazie a Michele Tisce in regia e a voi che state sempre con noi. Buona giornata, arrivederci.